Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della nuova serie di Minecraft. Signori, io sono Maullo e prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e a canale, signori. Allora, partiamo subito in quinta, signori. Cosa facciamo nel video di oggi? Nel video di oggi intanto qui abbiamo messo a cuocere la carne, che già è cotta. Oh, buono così. Ok, quindi mangiamoci una bella bistecca perché abbiamo qualche problemino di cibo. Bene. E dopodiché, signori, oggi inizieremo un pochino la nostra avventura. Come avete capito, andremo alla ricerca dei bambù, perché voglio costruirmi tutta la mia, diciamo, struttura, abitazione, che un giorno sarà in bambù, con una base buona in bambù. Dove l'andremo a costruire, signori? Qui, nell'oceano, signori! Sì, decisamente sì. L'ultima volta l'abbiamo fatta in aria, quest'anno, questa volta invece, per questa seconda serie, faremo le costruzioni tutte che si apriranno sul mare, signori. Ebbene sì, non so ancora bene come strutturarle, però occuperemo tutta questa zona, manderemo via questa tartaruga, la sfratteremo decisamente sì, ma andremo a fare tutte le costruzioni qui nell'oceano. Faremo anche una stanza sott'acqua? La faremo anche una stanza sott'acqua, signori, dove magari ci andremo a mettere i diamanti, magari proveremo a fare questo. Quindi, signori, oggi dobbiamo andare a trovare i bambù. E dobbiamo riuscirci, signori. Quindi diciamo che la nostra base sarà qui. E per confermare il fatto che la nostra base sarà qui, signori, dobbiamo prendere le coordinate. Ora, non c'ho voglia di mettermi a fare fotografie, a scrivere su pezzi di carta quali sono le nostre coordinate. Voglio farmi un libro, signori. Voglio farmi un libro che forse non riusciremo a fare perché mi manca la penna, forse. Sì, perché forse i libri vanno scritti anche con le penne, quindi mi serve la selce, mi serve la piuma, ma le avevamo viste, se non sbaglio, delle galline, può essere? Dei polli li avevamo visti, i polli, signori, avevamo visto tutto, più o meno. Avevamo visto le mucche, dovremmo prima trovare una strada per poter passare, bene, grazie. Avevamo visto le mucche che stavano in questa zona di qua, può essere? Mucche? Mucche? Dove stanno le mucche? Sono sparite le mucche? Azzi, dove stanno le mucche? Mi fate ritrovare le mucche cortesemente. Ho bisogno di mucche, mi serve la pelle. Mucche, mucche, brave. Ecco, basta chiamarle. Me ne serve in teoria una. Almeno spero me ne servi una che mi dia la mannaggia. Ok, la pelle me l'ha data. Allora, la cosa ce l'ho. Non c'ho la crafting table, perfetto, perché l'ho lasciata là. Va bene, costruiamo subito un'altra crafting table, signori. Subito così, rapido, veloce e indolore. Allora, crafting table qui. Canna da zucchero qui. Dici, perché sto facendo questa cosa dal vivo? Non lo so, potevo farlo off camera tranquillamente. Il libro si fa così. Ok, e il libro ce l'abbiamo. Come si fa un libro con la penna? Libro con la penna. Cosa mi serve? Sacca e piuma. Ok, pensavo fosse più complicato. Sacca e piuma. Sacca e piuma si può fare. No, 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 non voglio più cercare nulla. Zio, chiudi questa cazzarola di libro. Ok. Questa me la porto perché sicuramente me la dimenticherò nuovamente a giro. Bene. Allora, signori, facciamo così. Devo cercare un pollo che, mannaggia a me, avevo visto, ma non ho ammazzato perché mi sembrava male uccidere polli. Però, se non sbaglio, li avevo visti qua in mezzo i polli. Può essere? In mezzo alla foresta. Alla foresta buia e tempestosa. Ci sono dei polli? Polli. Polletti? Polli, pollicini, polletti, polli pocket. Dai, cazzo, dammi un pollo, porca miseria. È una foresta, ci deve essere un pollo qui in mezzo. Oh, dove avevo visto i polli? Mannaggia a me che non li uccisi, che ci volevo ucciderlo subito. Le zucche! Intanto abbiamo trovato anche le zucche, questa è una cosa molto interessante. Lì c'è sta un lupo, due lupi, che non mi servono a me i lupi. Ok, qui che cosa vediamo di interessante? Il nulla più totale, bene, bene. In tutto questo siamo partiti all'avventura senza avere una chiara situazione in cui dobbiamo realmente pensare a quello che vogliamo fare. Per caso, se rompo questa selce, tu mi dai, se questa gravel, mi dai già la selce? No, perché sei... Sì, mi ha dato la selce! Signori, ci manca solamente un pollo. Porca paletta ambriaca, ci manca solamente un pollo. No, là c'è la torre villager. Attenzione alla torre dei villager, che dobbiamo tenerci lontana. Mi serve un pollo. Pollo. Erano qua. Pollo, abbiamo trovato il pollo, signori. Abbiamo trovato il pollo. Stiamo ammazzando tutta gli animali. Oh, anche un uovo, ma sei troppo carino. Perfetto, signori. Abbiamo il nostro libro delle avventure. Allora, mi serve il libro, mi serve la selce, mi serve una piuma. Perché non me lo fa?
Non era la selce, brutto. Non era la selce, signori. Ho creato un piccolo errore tecnico-tattico. Mi serviva la sacca d'inchiostro, ma porca paletta ambriaca. Vabbè, comunque ci è servito per trovare il pollo e un uovo, e questa è una cosa molto buona. Ci serve qualcosa all'uovo? Ora come ora no. Tutto questo sta calando il sole. E già siamo partiti con questo video che abbiamo completamente cambiato l'ordine di quello che dovevamo fare. Dovevamo andare a cercare il bambù e stiamo a fare mezz'ora di video solo per fare un cazzarola di libro per poter scrivere le coordinate, che bastava una fotografia, l'avremmo già risolto. Però noi siamo alternativi, signori. Allora, mi serve un polipo. Allora, mi serve un polipo, signori. Mi date un polipo? Aia. E anche delle ginocchia nuove perché me le sono distrutte. Mi serve un polipo. Mi serve un polipo. Eccolo, eccolo, eccolo. Ci abbiamo il polipo, signori. Ci abbiamo il polipo. Ci abbiamo il polipo, ci abbiamo il polipo, ci abbiamo il polipo. Vai, 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 veloce. Ho perso il polipo. Dove sta il polipo? Polipo, 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 polipo. Servi alla serie, polipo. Sappi che sei un polipo famoso. Sto vomitando. Sto per vomitare, sto per vomitare. Devi morire, polipo. Polipo, polipo, polipo. Devi morire e sto per morire pure io. No, no, questa cosa non va bene. Ne rimarrà solo uno, signori, ne rimarrà solo uno, ne rimarrà solo uno, e tutto questo inizio di video è inutile. Dai, muori, muori! L'ho presa la sacca? L'ho presa la sacca, l'abbiamo presa, perfetto. Devo tornare a casa, si sta venendo la notte, notte uguale mostri, questa non è una buona cosa. Devo tornare velocissimamente a casa, signori, ma proprio, ma no veloce, ma proprio di più, signori, di più. Nota, 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 zio! Devi nuotare, zio, come se non ci fosse un domani. Nuota, nuota, porca. Ma sta a nuotare? Sì, sta nuotando, sta nuotando. Nuotiamo sott'acqua, così i mostri non ci vedono. Siamo stealth, siamo furbi, ma dobbiamo anche respirare. Ma a noi non ci interessa, noi facciamo tutto. È calata la notte, signori. Mamma mia, non ho lasciato nemmeno una torcia a casa. Non è che troveremo i mostri di più. Dai, dai, che lì il nostro lettuccio, dai, che lì il nostro lettuccio. Nuota, 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 nuota. Dai, 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 nuota, 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 veloce, 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 ancora non è comparso nessuno, veloce, 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 oddio, là sotto ci sono dei ranghi e dei creeper, va bene, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che stress terribile subito, così, un video subito stressoso all'inizio. Allora, facciamo il nostro bellissimo libro, signori. Allora, uno, allora, due. E allora, tre, sento uno zombie in avvicinamento. Mannaggia a me, a chi non te lo dice pure. No, 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 no,
secondo video. Mannaggia a chi. Ok, calma, 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 calma. Troppe emozioni subito così di botto, signori. Questa cosa non va bene. Carne zombie, me la piglio. Mi serve qualcosa? No, però va bene, la pigliamo lo stesso. Posso fare sto cazzata di libro? Allora, uno, due e tre. Oh, prima volta in vita mia che creo il libro per poter scrivere. Oh, vediamo quanto cazzarola sono queste coordinate. Allora, prendi il libro, posso scriverci? Sì, allora, coordinate, casa, coordinate, cord, mi piace di più, casa, perfetto. Due punti, a capo, così, ma sì, pigliamoci tutto lo spazio che ci serve. X, abbiamo detto, meno 132, X, meno 132, è giusto? Sì. Y, abbiamo, scrivi una grande, mi piace di più, Y, abbiamo 67, Z, abbiamo meno 96, meno 96. Sono giuste? Non facciamo che poi sbaglio praticamente. X, meno 132, Y, 67, Z, meno 96. Perfetto. Che cazzo l'ho fatto? Ok, fatto. Ok, signori, abbiamo le coordinate. Allora, visto che già siamo partiti col botto, signori, io mi fermo, faccio un breve taglio in cui scarico tutto l'ambaradan che ho qui nella cesta, ci organizziamo giusti per il viaggio e partiamo alla ricerca dei bambù. Ok, signori, abbiamo tutto il necessario per partire all'avventura. Non abbiamo tantissimo cibo, questo purtroppo ne siamo consapevoli. Ho mollato anche a casa la fornace, questo effettivamente mi rende un pirla di prima categoria, però va bene, però va bene. Stiamo partendo verso quella direzione perché vedete, vedo degli alberi già alti di là,
Quindi, esplorando poco fa, poco così off camera, ho visto che là sotto c'erano degli alberi molto alti e questo potrebbe essere molto interessante per noi, signori, molto interessante per l'obiettivo della giornata di oggi. Dici, ma tu vuoi recuperare il bambù? Allora, voglio recuperare il bambù, signori, perché il bambù cresce con una velocità impressionante. Di conseguenza, potremmo avere veramente la legna più infinita, del più infinito di qualsiasi cosa. E ciò nonostante, andremo a fare anche delle costruzioni in legno o in qualsiasi altra cosa. Però, mucca, sai com'è? Io sono un attimino a corto di cibo. Di cibo, voi non so se un giorno mi servirete, ma io intanto vi ammazzo. Sì, decisamente sì, eravamo un pochino a corto di cibo che dovremo cuocere prossimamente, ma lo faremo. Potremmo prendere anche come si chiama, le zucche che abbiamo visto poco fa a giro, ma le abbiamo lasciate non so dove e non ci interessano più, sinceramente, ormai le abbiamo perse. Spettacolo! Ma di che cazzarola stiamo parlando? Fantastico! C'è del ferro! No, signori, fermi tutti, il ferro va preso. Il ferro, come cazzo ci arrivo là? Niente, niente, abortito, abortito. Missione ferro abortita, signori. Sarebbe stato bello, bello, ma no, 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 non distraiamoci. Questa serie deve avere un inizio e una fine, signori. Va bene che i video saranno molto sciatti e tranquilli. Porca miseria, quella cazzo di Torre Pillager mi perseguita, mannaggia dalla miseria. Ce l'ho sempre vicino praticamente. Che cazzarola, oh, ma con tanti posti in cui è. In tutto questo, signori, io sto registrando a rapida successione del vecchio episodio. Quindi non so se voi mi avete detto vai a colpire Pillager, ma non ho intenzione di morire subito così in maniera veloce, rapida e indolore. Vorrei che quantomeno la prima morte venisse dopo un paio di episodi. Allora, gli alberi che vedevo io mi sa che sono stati una trollata terribile perché erano quelli sopra sta montagna. E quindi non abbiamo che cazzarola farci con gli alberi sulla montagna. Sto andando da qualche parte importante? Penso di no, signori. Penso che ci stiamo andando a trovare in zone inutili. Ma io vedevo degli alberi alti, alti, alti. Mi hanno preso in giro? Penso di sì. Penso decisamente di sì. Non mi risulta questa essere una foresta di alberi alti, da giungla, da bambù, decisamente no. Bene, bene, continuiamo la nostra esplorazione, signori. Troveremo mai del bambù? Non lo so, ma questo video ha un obiettivo: trovare i bambù, signori. Trovare i bambù e noi li troveremo! Zitti, 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 che forse non sono stato tanto trollato, signori. Devo passare di qua, lì c'è del carbone, ma non mi serve a me il carbone. Ora come ora, mi fate passare cortesemente? Vorrei passare senza morire. Mi fate passare? Mi fate passare là, visto che avevo visto bene? Visto che avevo visto bene, gli alberi da foresta ci sono. Speriamo che ci stanno pure i bambù. Se ci stanno pure i bambù, sì, abbiamo fatto jackpot. Abbiamo fatto jackpot al secondo episodio. Al secondo episodio, attenzione, gli alberi da foresta ci sono, ti prego. Uno, mi serve un solo bambù. Un solo bambù, signori. Qui c'è dell'altro carbone che però per ora abbiamo, quindi eviterei di prendere altro carbone e fare. Aia! Potevo anche evitare di sfracellarmi le ginocchia così, però va bene. Altra caverna enorme con ragno ed Enderman. Bene, ma per ora, signori, siamo troppo poco potenti per affrontare tutti questi mostri. Quindi via veloce, rapido e indolore. Vedi se non ci sta manco un bambù? Vedi se non ci sta manco un bambù? Sono gli alberi da foresta, ti prego, ci deve essere un bambù, ci deve essere un bambù. In tutto questo io sto continuando a parlare dall'inizio del video, volevo tagliarla questa zona, questo momento di ricerca di bambù. E invece stiamo a parlare, attenzione, ok, calma, ci stiamo inoltrando nella foresta buia con la notte che si avvicina. Questa non è per niente da persone intelligenti. Ma noi non siamo per niente intelligenti, mi serve il bambù, mi serve il bambù, me lo dai il bambù? Me ne serve uno, cazzarola, sono sempre piene queste foreste di bambù, eccolo, eccolo, l'ho visto. E abbiamo anche le zucche, signori, abbiamo anche le angurie, non le zucche, sbagliato, dai così, pigliati quelle angurie che mo ci servono. Faremo anche una bella piantagione di angurie, tu piglia senza uno zombie che vuole partecipare anche lui al video, ma non puoi partecipare al video. Vorrei anche prendere, signori, una volta che ci siamo, di questi di qua, perché
Perché voi direte? Perché vuoi prendere anche questi? Perché effettivamente questi poi possiamo anche crearci l'albero di cioccolatosi. Effettivamente poi se voglio fare un progetto, vabbè, non penso sia ora di pensare all'albero della vita, signori, che sarà tanti e tanti video più in là. Però, che cazzo ne vedo a fare queste cose? Non lo so. Però se io questi, ecco, effettivamente sì, se io questi li pianto su un tronco di quest'albero, in teoria loro continuano a crescere, anche se l'albero non è vivo. Se non ricordo male, dovrebbe funzionare così. Anche se l'albero non è vivo e io ce li piazzo, loro dovrebbero continuare a crescere, secondo un'antica leggenda. Io tutto questo sto distruggendo la pala. Oddio, darmi un. Oh, ok. Abbiamo ottenuto un saving, se non sbaglio. Arboscello di quercia. Che cazzo non è? Mi serve la quercia. Porca paletta ambriaca. Non mi serve la quercia, mi serve dei semi. Va bene, ok. Fai quello che vuoi. Ti lascio libero. Fammi recuperare il bambù. Erbambù, signori. Dove cazzo l'avevo visto il bambù? Fermi tutti perché mi hanno fregato il bambù, signori. Avevo visto il bambù. Eccolo, signori. Unico, solo. È lui. È l'unico. L'unico. E noi ce lo stiamo andando a prendere. È l'unico bambù in tutta la foresta. E noi lo stiamo andando a prendere, signori. Chi se ne sfrega altamente. Il nostro bambù, signori, era anche protetto da una coltre di erba, ma noi il bambù è nostro. Obiettivo raggiunto 6. Ce ne sono altri per caso che me ne sono perso 7. Ci stanno altri bambù? No, no, 8 bambù presi. Allora, tornare a casa ora come ora mi sa che sarebbe come dire morire, signori. Quindi mettiamo il bellettuccio e dormiamo qui. Abbiamo respawnato la zona, ma non fa assolutamente nulla. E va bene, signori, direi che per questo secondo episodio ci siamo, ci siamo. Diciamo che possiamo con calma tornarcene a casa. Il bottino è stato buono. Abbiamo un ramoscello di quercia che non ci serve a niente. Abbiamo dei ramoscelli del tronco della giungla che ci possono servire per creare nuove semi di cioccolata. E detto questo, signori, io per questo video in mezzo alla foresta mi fermerei qui. Come secondo episodio direi che può anche andare bene. Quelle sono zucche? Sì, quindi poi recupereremo anche quelle zucche. Ci vediamo, signori. Oggi cos'è? Non me lo ricordo, oggi deve essere giovedì. Ci vediamo sabato, signori, con un nuovo appuntamento in cui andremo avanti con i progressi. Detto questo, signori, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!